Di nuovo in diretta da Massello, qui la banda del Liscio ha ripreso a suonare, a tenere compagnia, insomma, questa bella giornata di festa, terza edizione della Marcia delle Valli Valdesi. Abbiamo parlato con Omar Riccardi, l'organizzatore, l'ideatore di questa manifestazione, anche con il sindaco di Massello, Enrico Boetto. Ora siamo con Riccardo Ruffin. Antonio Ruffin, che ha fondato questo gruppo Cammin Facendo Insieme, come recita la stessa maglietta, che si è aggiudicato uno dei due premi in palio in questa edizione della marcia, che è quella del gruppo più numeroso. Siete arrivati in 61, allora mi viene da chiedere: come hai fatto? Ma guarda, io ho semplicemente invitato le persone a iscriversi alla Marcia delle Valli Valdesi, perché sarebbe stato anche interessante poter vincere il premio per poterlo poi donare a un'associazione del territorio che si occupa di disabili, bambini, giovani, persone anziane, malate. E molti hanno raccolto, diciamo, la proposta, perché noi siamo 2360 persone. Pensa un po' se si fossero iscritte tutte. Sarebbe stato un problemino logistico, credo, sì, ospitare. Però ecco, 61 sono davvero tante e fanno parte appunto di questo bacino che hai creato in non molto tempo, perché sì, si parte nel 2022. Ecco, come nasce un gruppo di cammino che mette insomma in comune questa passione? È nato per scherzo, perché... Va bene, mio papà era del Trentino, aveva la passione della montagna, quindi io sin da bambino, insomma, sono stato abituato. Poi, per motivi di lavoro, per tanti anni non ho più potuto andare in montagna. Dopo il Covid ho sentito la necessità di rientrare in contatto con la natura, un po' anche per il mio lavoro. E ho iniziato a camminare e mia moglie era un po' arrabbiata, perché dice: sparisci se ti succede qualcosa. E ho incontrato altre persone che sentivano l'esigenza di farlo in compagnia. Allora ho detto: creiamo questo gruppo, Cammin Facendo Insieme, così possiamo conoscerci e apprezzare anche le bellezze della realtà locale, perché noi, il nostro gruppo opera soprattutto nella zona della Val Pellice, la Val Chisone, Val Germanasca, non andiamo a camminare chissà dove. La mia idea è quella di far conoscere queste vallate ai torinesi, perché io sono originario di Torino, mi sono innamorato di questi posti perché mi sono sposato e sono venuto ad abitare qua, però ho notato che tante persone non conoscono bene le nostre vallate, non si vendono forse come meriterebbero, e allora ho detto: perché non proviamo a fare un po', come si dice, i vanitosi, e creiamo sta cosa e andiamo a proporci un modo come un altro per crescere, sì, anche il movimento turistico in zona. Esatto, e direi che è proprio appunto in linea, no? Proprio con il pensiero della Marcia delle Valli Valdesi. Voi, immagino, in questi due anni abbiate partecipato a numerose camminate organizzate, sì, sì. Ecco, quindi avete una certa esperienza, e allora facci così una pagella magari sui diversi aspetti su questa Marcia delle Valli Valdesi, a livello di organizzazione, a livello di location. Ecco, facci un po' una tua valutazione da camminatore esperto. Sicuramente i complimenti, perché 850 persone sono tante. E poi complimenti a Omar, che conosco, e per il fatto che sia adoperato, al sindaco, perché ho visto veramente una persona che è sul pezzo. Vi dico questo perché non tutti gli amministratori locali, io sono andato a battere a varie porte e c'è un po' il muro di gomma da parte di alcuni, invece qui vedo che c'è stata veramente l'idea di accettare questa sfida e l'hanno vinta, perché basta vedere, ci ha aiutato anche il tempo. L'anno scorso non era andata così. L'anno scorso era andata un po' peggio, un po' di pioggia era arrivata, oggi solo qualche minaccia. Ecco. No, è stata una gran bella soddisfazione. Speriamo l'anno prossimo di vedere ancora più numerosi, di superare abbondantemente i 1000. Quindi insomma vi inseguite da soli nel record. Prossimo appuntamento invece di Cammin Facendo Insieme, dove vi vede impegnati? Allora, io ho organizzato una maratona in Val Pellice, Bobbio, Conca del Pra e così via, dove ci sono tre percorsi, un po' come qui, un evento privato, non ci appoggiamo alla Proloco perché al momento non abbiamo ricevuto sostegno sotto questo aspetto, ma tutto sta nel invitare tante persone di Torino, delle Valli di Lanzo, addirittura da Alessandria, per far conoscere, in questo caso,
la Valpellice, perché di matti ce ne sono, che fanno le maratone in montagna di 42 km e 1700 metri. E ho visto oggi diverse persone che la vorranno venire. In futuro ne faremo anche delle altre, ma l'idea non è quello di dire quanto siamo bravi e così via, ma semplicemente è quello di far conoscere le bellezze della Valpellice, della Val Chisone, della Val Germanasca a tanti torinesi, a tante persone che dicono oh, non credevo anche più che in ci là fossero delle cose così belle qui da voi. E magari anche più in là, perché come dicevamo oggi arrivavano anche dalla Liguria, dalla Toscana, quindi allargare ancora il discorso. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, complimenti, continua così. Vi ricordo, se volete allargare ulteriormente il gruppo di Cammin Facendo Insieme, trovate proprio la pagina Facebook a cui potete iscrivervi e condividere questa passione con gli amici di Cammin Facendo Insieme. Grazie e alla prossima.